Io Tommaso Montanari, lo ringrazio, lo saluto, peraltro sulla mia scrivania, caro Tommaso, questo bellissimo libro, La seconda ora d'arte, che dice una cosa molto vera, che si può imparare attraverso la bellezza ad essere persone più umane, cittadini più consapevoli. Ne sono profondamente convinta. Buongiorno, allora mi pare di capire buongiorno. Che tu sei molto critico con il governo Draghi e volevo capire anche un po' che effetto ti faceva, insomma alla fine... essere in compagnia sostanzialmente solo di Giorgia Meloni, perché è l'unica in Italia che fa un'opposizione vera e convinta a questo governo invece larghissimamente votato, tolti mal di pancia interni ai partiti. Beh, bisogna dire che per fortuna c'è anche Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, molto piccolo, molto poco, però diciamo qualcosa, un'opposizione parlamentare embrionale di sinistra, di testimonianza, di bandiera, esiste. Dopodiché, insomma... Ma perché sei così contrario tu? Giorgia Meloni ha ragione, un governo senza opposizione è un problema democratico. Io sono contrario perché non credo che le soluzioni vengano dall'alto paternalisticamente. Credo nella democrazia e credo nel conflitto sociale perché credo, detto in maniera molto brutale, ma cito Tony Judd, che è stato un grande sociologo e storico, che i ricchi non vogliono le stesse cose di cui hanno bisogno i poveri. L'idea che il popolo sia unito e abbia un unico bene è un'idea pericolosa, è un'idea dell'antico regime, paradossalmente è un'idea populista, e in questo governo che si vorrebbe post-populista c'è invece molto populismo, un populismo aristocratico, paternalistico, quirinalizio, in cui si dice, guardate, noi siamo i padri saggi, lo sappiamo noi qual è il vostro bene, e il vostro bene è che tutte le forze politiche stiano insieme. E in realtà mi viene in mente un famoso motto di una stagione ultraliberista, quella di Margaret Thatcher, a cui Mario Draghi, diciamo, aderiva, lo ha detto tante volte. Quel motto era "There is no alternative", non c'è alternativa. Sì. La monorotaia dell'economia è tale per cui in realtà il boccino ce l'hanno le banche, ce l'ha la finanza e non la politica. Vi dovete accomodare a questo tavolo, qualunque cosa decidiate. Allora, dato che ha fatto due belle citazioni, Montanari, le propongo però la citazione bellissima, devo dire, che ha fatto ieri Giorgia Meloni, che è quella di Bertolt Brecht: ci sedemmo dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati. Che effetto le fa anche lì, insomma, vedere una Meloni che cita un padre nobile, no, dell'anticapitalismo, del comunismo? Io credo che la sinistra abbia smarrito completamente la sua funzione, la sua identità. Non c'è una sinistra organizzata in partito in realtà in Italia, realmente. C'è una sinistra delle lotte sindacali, c'è una sinistra delle idee. Un mio libro dell'anno scorso si chiamava Dalla parte del torto, per l'appunto, per la sinistra che non c'è. Citavo non Brecht ma Caproni, una bellissima folgorante poesia che dice... Montanari, non me lo dirà, però sta dicendo grande Giorgia alla fine. No, sto dicendo che i vuoti non esistono in politica e che qualcuno li riempie. Il problema è chi ha lasciato quel vuoto. È chiaro che non potrei essere più remoto dal partito, per certi versi vicino al neofascismo di Giorgia Meloni. Devo dire che mi sento altrettanto lontano dalla Lega che sta nel governo, diciamo. Credo che siamo in un momento drammatico per la democrazia italiana. La via d'uscita della crisi democratica non è con meno democrazia. E francamente mi chiedo come faranno gli elettori. Sì, io le faccio presente solo Lega due cose, perché sennò il discorso non è completo, che Mario Draghi non è che arriva in un momento qualunque, arriva nel momento in cui c'è una campagna vaccinale urgentissima e difficilissima da organizzare, quindi una ripresa sanitaria e poi una ripresa economica in cui abbiamo da portare a casa un dossier complicato e cruciale in Europa. Quindi ci sono due elementi di grande contingenza per l'azione di Mario Draghi, sì, a mio parere. Però non è che non ci fosse un governo e mi pare che le ragioni di continuità in realtà per certi versi del governo precedente con questo sono evidenti nella formazione. Come? Era meglio Conte? Allora, non sono mai stato, l'ho criticato molto fortemente, non sono mai stato un fan di Conte, però bisogna oggettivamente dire che era un governo, dal mio punto di vista, più spostato a sinistra. Fatemi sentire un parere di Maria Teresa, che non l'ascolto da troppo.